Sacrificare aree di rame nel piano di alimentazione per far spazio ai componenti non è mai la scelta migliore, ma quando lo spazio scarseggia, aggiungere delle trace o inserire dei via sul piano di alimentazione può essere la tua unica speranza. Questi compromessi piuttosto indesiderati hanno spesso come prezzo una minore stabilità della rete di alimentazione e un aumento del rischio di guasti sul campo. Il workflow di analisi integrato ti permette di simulare e visualizzare rapidamente gli eventuali problemi di integrità dell'alimentazione, in modo da poterli risolvere senza sforzi eccessivi. Con un Power Tree fornito da un esperto PE, controlla rapidamente il tuo progetto e verifica che non ci siano problemi di cali di tensione IR. I segnali analizzati sono codificati per colore in base al livello di calo IR previsto, ma è anche possibile visualizzarne i dettagli sotto forma di tabella. Qui ci concentreremo sulla NET S5 da 1,5 V. Come si può vedere, il pin U2A5.R10 è in stato di errore a causa di una tensione insufficiente. Una nuova analisi del progetto mostra la presenza di alcuni via che riducono la tensione del piano di alimentazione. È necessario risolvere il problema e rilanciare le simulazioni per visualizzare lo stato del pin e verificare che si trovi entro una tolleranza del 5%. Grazie ai flussi di lavoro con analisi integrata disponibili nel Canvas, è possibile analizzare e risolvere facilmente i problemi di PE più comuni, risparmiando tempo e migliorando il progetto senza contattare nessun esperto PE.